libro Il Mose salverà Venezia, stampato dall'Associazione Culturale Editoriale Unicorn, è una puntuale analisi tecnica sulla criticità del sistema Mose e sulle sue concrete alternative. Verrà presentato il prossimo mercoledì 26 ottobre alle ore 18 presso la Sala San Leonardo in Venezia dagli autori, tre tecnici specialisti di grandi opere marittime. L'ingegner Vincenzo Di Tella e altri due che lui ci presenta. L'ingegner Paolo Virma che sta qui con me e l'ingegner Gaetano Sebastiani che in questo momento è all'estero e quindi non ha potuto partecipare a questo incontro. È un testo nel quale voi avete realizzato un percorso molto preciso sull'intera vicenda. Diciamo che parte proprio dalla storia della Tangentopoli veneziana, no? Che ha evidenziato questo sistema di malaffare connesso con questo progetto, che ha portato poi alla sostituzione dei vertici del Consorzio Venezia Nuova, che, dobbiamo dare atto, ha portato un nuovo regime di trasparenza negli appalti, quindi un lavoro di grande incombi per questi personaggi, ma nello stesso tempo dobbiamo evidenziare che non è stato fatto lo stesso lavoro per quanto riguarda invece gli aspetti critici del progetto evidenziati sia dal Comune di Venezia che da noi, quindi noi ci proponiamo questo obiettivo. Nuova chiarezza a partire dalle disfunzioni e dalle difficoltà obiettive riscontrate dal progetto e dalle fasi realizzative. Una delle principali criticità che abbiamo individuato nel sistema Mose è legata alla sua stessa impostazione di sistema, basato su grandi opere in cemento armato profondamente insediate nelle bocche di porto, per questo non modificabile economicamente o facilmente e non collaudabili, non funzionali finché tutto il sistema sarà installato e sarà reso funzionante. Ci sono anche delle problematicità specifiche sulla questione del funzionamento delle paratoie. Sì, le paratoie nel progetto sono controllate e attivate da impianti che sono posti in ambienti subacquei, ambienti presidiati dagli operatori, e che utilizzano componentistica usuale per applicazioni terrestri. E questo comporta delle conseguenze notevoli sul piano dei costi e sul piano proprio della funzionalità tecnica complessiva. Certamente, perché è una scelta tra l'altro che nel campo marino è stata abbandonata da parecchi anni e questo oltre a portare dei costi di realizzazione enormi, anche i costi di gestione e manutenzione degli impianti, che normalmente sono delle percentuali del costo di investimento. E il risultato risulta che nel caso specifico sono perlomeno 4-5 volte quello che potevano essere i costi di gestione e manutenzione del progetto che noi avevamo proposto a suo tempo al Comune, ma anche di altri sistemi attualmente in esercizio. Gravissime lacune che non garantiscono sicuramente né l'economicità né la sicurezza del sistema Venezia. Ma allora come se ne esce? Come si riesce a garantire a Venezia una sopravvivenza? Ma quantomeno è necessario, essendo il sistema Mose già in fase di completamento, prima che venga messo in esercizio, eseguire un vero tagliando del sistema, cioè fare valutare da esperti indipendenti dal sistema Mose tutti gli aspetti che sono fondamentali, principali. Tra questi, per esempio, la dinamica delle paratoie, che a nostro giudizio non è stata esaminata con gli strumenti adeguati. Noi invitiamo tutti a cominciare dalle istituzioni, perché sono loro che devono evidentemente prendere una decisione sull'argomento, ma anche i tecnici, gli specialisti, di tutti quelli che in questi anni hanno un po' trattato gli argomenti del Mose, che hanno trattato le alternative, e i cittadini, tutti quelli che vorranno intervenire saranno i benvenuti.
Gli autori mi confermano che dopo la presentazione del libro saranno ben lieti di rispondere alle domande di approfondimento degli addetti alla stampa locale e nazionale, dei rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni che difendono i sistemi naturali e ogni altro bene comune. Il comunicato stampa si conclude con l'affermazione che sarà particolarmente gradita la presenza degli enti preposti alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli operatori giudiziari comunque decisi a fare rapidamente e piena luce sul complesso di tutti gli aspetti tecnici irrisolti legati a questo progetto fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema lagunare. E speriamo davvero in una presenza molto partecipata, visto che si prospetta una ulteriore spesa di 200 milioni di euro per completare l'opera così come è stata concepita in origine.